Dunque, vi ringrazio sia per la presenza, sia per l'ospitalità, sia per le istituzioni, per l'Izzola, che è presidente di Spazio Comune, docente all'ordinaria Università di Bergamo, Scienze dell'Educazione, e anche concluderà oggi con un intervento un po' ricompositivo anche la nostra giornata. La location di questo posto, Fondazione del Faro, vi ringrazio sia Consiglio d'amministrazione, che non è l'AIM, che è una funzionaria che raramente si incontra nelle fondazioni bancarie, devo dire, sempre io che in una fondazione bancaria cugina di questa qua, è rarissimo trovare persone con questo tipo di sensibilità e competenza. Nasce perché c'è una progettazione in corso sul lavoro di comunità qua a Parma, che nasce anche dall'assunzione di alcuni ipotesi che sono andate anche dentro la nostra associazione. E all'interno di questo percorso e poi il collegamento tra queste ipotesi e le sperimentazioni stanno avviandosi sul welfare comunitario e sul welfare generativo dentro le fondazioni bancarie, sono il nostro progetto di Carico, che oggi sono presenti parecchie persone alla Lombardia e il conto di investimento pari a quello che fa la regione mediamente sull'area di welfare, quindi ha smosso qualcosa anche su scala nazionale, c'è stato un documento anche della situazione del Cassa di Risparmio Nazionale. Quindi è interessante questo tipo di collegamento che verrà più esplicitato con l'intervento che farà domani con i posti del CERES, che recupereranno questa esperienza a fine mattinata. Loro però purtroppo non ci saranno, se diciamo, non c'è un di turno. Allora, dovevamo essere una ventina, saremo 60, con tutti gli arrivi di oggi, perché il numero è oltre, domani saremo un po' di meno, 50, 45, insomma, siamo arrivati su numeri che non prevede mai, quindi riassettiamo anche il nostro il taglio di questo incontro. Ricapitolo per quelli che non sanno a modo di cos'è Spazio Comune, ma soprattutto anche per noi stessi, perché la nostra è una creatura in progress e quindi ogni volta dobbiamo un po' aggiustare il tiro, che noi capiamo meglio chi siamo mentre stiamo facendo delle cose. Spazio Comune potrebbe avere un sottotitolo del tipo welfare generativo e partecipazione. È nato da una scommessa che ha fatto con Franco Floris, direttore di Democrazia Sociale della rivista Gruppo Bianco, qua con Ivo Rizzola, appunto, che si è presentato prima, in particolare con la Fondazione Volontaria di Partecipazione di Lucca, c'era stato un sostegno anche di Carico all'inizio del 2020, quindi si ritorna sui luoghi del delitto. Eravamo partiti da alcune ipotesi sulle nuove vulnerabilità e sulle potenzialità partecipative che queste avevano. Quindi l'idea era un corso di educazione e sensibilizzazione sociopolitica che si era posto come tema all'inizio. Abbiamo preso una via progressivamente sempre più risoluta, sono nati i lavoratori locali, eccetera, eccetera, abbiamo preso una deriva quasi movimentistica, a un certo punto in cui ci siamo concentrati progressivamente sulla una via poco visibile, senza soldi, anzi avete sotto il vostro sedere il modulo di iscrizione, noi siete i vostri 50 euro non sopravviveremo, quindi ognuno se vuole poi lascia un obolo, se per esempio la barba se viene ebreo il primario vi aspetta col vostro obolo con l'ascendenza genovese, mi sembra, gli altri scozzesi e dai tesori di Spazio Comune. È interessante questo passaggio perché noi, come dire, siamo tutte persone che hanno poco tempo, ci muoviamo con gli lavori di un documento, l'iscrizione non è un tesseramento a qualcosa, un'adesione ad un'idea, ad qualche inter, ma ad una scommessa, quindi abbiamo un programma che abbiamo messo in campo e quest'anno ci siamo particolarmente concentrati su questa idea di connettere, valorizzare delle esperienze che generano risposte ai problemi che attraversano le persone. Risposte anche a diverso livello, non solo stretto senso welfare, che se la nostra area appartiene prevalentemente al welfare. Generare vuol dire che ti chiedo, se dopo chiederemo anche alle situazioni che presentiamo poi, dopo l'intervento che hai fatto, se c'è un di più che prima non c'era, cosa c'è di più dopo il tuo passaggio che non c'era prima? Quindi ci sono dei nuovi legami sociali che prima non c'erano? C'è un riorientamento dello stile di vita e come questo si sedimenta, ci sono dei nuovi servizi che prima non c'erano, c'è una capacità di autosostentamento tramite nuove energie costruite da
ti tieni in piedi attraverso l'energia che hai costruito lì. Ogni seconda bisogna andare a chiedere comune, provincia, ASL, fondazione di tanti soldi, sono io in questo mio del progetto che è così importante, ho il diritto di avere il finanziamento. In condizioni nuove di diminuzione di spesa, questo è ovvio, bisogna fare così, ma anche in condizioni normali sarebbe interessante forse. La rivendicazione dei diritti non si coniuga sempre con la necessità che qualcuno te li finanzi, forse anche tu devi riuscire a saper vedere, a saper fare vedere agli altri l'utilità della tua scommessa. Questo mi sembra un elemento importante di negoziazione, di immaginare la società. Su questo aspetto credo che, avendo vissuto un tempo di banca e grassa, questo tema è rimasto un po' sottaciuto, eppure il consenso, ad esempio, rispetto all'esistenza, al senso dei servizi sociali, e molti altri servizi sociosanitari, è andato calando molto, moltissimo dagli anni 90 in poi. E questo è un elemento. Il diritto non è sufficiente che una norma sia scritta perché debba essere rispettata. Allora, questo aspetto è assolutamente decisivo. Ci deve essere un gruppo, una moltitudine di persone persuase sul fatto che quella norma promozionale che sostiene quei servizi di welfare debba esistere. Questo sempre un tema molto importante, ma lo vedremo magari discutere dei casi di oggi. Allora, non è facile convincersi che oggi l'investimento cruciale sia quello sui legami sociali. Legami sociali che vanno evaporando, li si dà per scontati, no? Si pensa che facciano parte di uno sfondo naturale su cui noi poi agiamo le nostre attività, ma in realtà c'è un'evaporazione dei legami sociali. Se questi legami evaporano, anche tutta quell'intelligenza collettiva che è all'opera nella vita della comunità non si propaga più naturalmente attraverso il passaparola, le intuizioni che le persone acquisiscono facendo delle cose non si propagano più in maniera naturale, rimangono infrattate dentro l'intuizione del cittadino, del volontario, dell'operatore, e non hanno più quella generatività spontanea. Quindi c'è il rischio di avere delle isole che però vengono, come dire, fortemente sbriciolate da questa cultura generale che tende a valorizzare l'io, il narcisismo, la deprivazione dei legami sociali. Questo è un elemento di emergenziale, perché come per l'ecologia, insomma, c'è un allarme che viene lanciato dagli ecologi, ahimè, dagli anni 80, non sempre ascoltato, anzi, bisognerebbe lanciare un allarme sull'evaporazione dei legami sociali, perché senza questo elemento vitale la vita finisce. Non c'è soltanto un'emergenza ecologica, c'è anche un'emergenza di natura sociale. Senza questa intelligenza collettiva al lavoro la nostra vita finisce. Allora è più semplice investire nel fundraising, certo, sicuramente, ma non sempre i soldi producono reti, mentre invece è vero il contrario, che le reti, a un certo livello di massa critica, producono dei risparmi concreti, dove la gente si aiuta, fa risparmi, barattoli, uso, ma anche perché può attrarre degli investimenti, cioè reti sociali che producono cose interessanti. Sostegno reciproci per persone, possono attrarre la realtà delle persone, non è soltanto aspettare solo l'investimento del grande finanziere, di cosiddetta responsabilità sociale dell'impresa. Questo è vero per un certo aspetto, ma è anche interessante capire come ci siano queste risorse, lo vedremo in alcuni casi, soprattutto quelli che verranno trattati sotto sera, stasera, ci possono essere risorse che vengono costruite e attivate dalla società civile. Questo non significa che autonomamente la società civile, lasciata ai suoi automatismi, produca solidarietà, ci vuole un lavoro di accompagnamento, e questo lavoro di facilitazione di titoli di accompagnamento è il cuore della nostra scommessa. Connettere, valorizzare, sostenere questo tipo di intelligenza al lavoro e soprattutto promuovere anche iniziative in questa direzione, a noi sembra davvero il cuore di una scommessa che, diciamo così, è un valore controintuitivo, no? Diciamo così. Non è così apparente, non è così auto-evidente, ma tuttavia se andiamo a scavare dentro l'esperienza vediamo che questo crollo perché non c'è stato qualcuno che ha curato la regolazione dei rapporti, la continuità, la manutenzione dei gruppi, cose che sembrerebbero non così manifeste come l'arrivo di 2 milioni di euro, invece sono queste che fanno cadere l'esperienza. Quindi questi aspetti che siamo di dettaglio per noi diventano degli elementi assolutamente strategici.
Quindi non possiamo fare altro che produrre delle prassi in questa nuova direzione, visibilizzare chi si muove in questa direzione, i casi di oggi, connettere chi si muove in questa direzione, vi facciamo conoscere tra di voi, qui ci sono persone, insomma, queste persone sono venute per curiosità. Noi abbiamo piacere che la gente si conosca, si faccia del intersec, quindi interessante anche questo fatto qua, che piano la gente dice, sente parlare uno, lo chiama, e noi siamo contenti che lui è una tangente. Questo mi sembra il momento centrale di questo passaggio qua. L'idea di costruire nuova cultura attraverso un fare che modifica l'immaginario. L'immaginario non si modifica solo attraverso un post, una grande gigantografia Armani, di Cristiano Ronaldo che veste Armani a Milano, con la terra a tetto su un grattacielo di 40 piani. Quello è un modo di incidere sull'immaginario. L'immaginario, rispetto al lavoro sociale, rispetto alle cose quotidiane, si modifica attraverso delle prassi che pian piano, collegate tra loro, generano anche. Vedremo che oggi i social street che sono nati attraverso Facebook a Bologna, che sono diventati viralmente un'esperienza internazionale, si può modificare l'immaginario anche in modo democratico, anche attraverso questi strumenti nuovi che non sono nuovi. Nasce da qui questo progetto, diciamo, che ci attraversa per quest'anno, che abbiamo chiamato Wikisocial, che non è una banca dati, diciamo, più delle esperienze generative, ma vorrebbe essere un ambiente costruito insieme per far riconoscere tra loro queste esperienze e per farle riconoscere da altri codici culturali che non sono necessariamente welfaristici, quindi amministrativi, sanitari, politici, cittadini comuni. Quindi l'idea di stoccare nel sito di spazio comune dei video di 1 minuto e mezzo, più qualche documentazione breve, autoprodotti localmente dai produttori di esperienze, queste stesse esperienze noi oggi le filmiamo, così cominciamo a mettere sul sito le prime 15 esperienze, e in modo tale che possano essere comprese da questi codici diversi. Per dire, se io vedo un assessore regionale, dico non soltanto che è interessante fare delle scene di quartiere tra le persone per cercare di imparare come l'hanno fatto, ma forse se guardi quell'esperienza lì, come hanno usato la politica del tempo e il contesto, ti rendi conto sugli esiti del lavoro che ci sono state delle modalità che hanno funzionato a Trento, a Torino, a Milano, a Cosenza. Allora cominci a capire che c'è, come quando hanno scoperto il fuoco, l'umanità non ha scoperto solo in un continente, hanno scoperto invece ci sono dei momenti in cui è ora che alcune cose stiano maturando e che vengano alla luce nella storia dell'umanità. Questo mi sembra uno di questi elementi di generazione di nuove risorse a partire da sforzi che i livelli locali stanno mettendo in piedi. Proviamo a valorizzare queste cose, ma se non troviamo un posto dove queste cose vengono un po' stoccate, messe in rete, connesse tra loro, perché poi dopo si conoscono anche tra loro, infatti tu abbia registrato un video, fai come vedere gli altri che hanno registrato, ma soprattutto quando incontri il decisore dice va, ci sono 100 esperienze che dicono questa roba, potranno diventare 400, non so. Quindi non è una banca dati, è qualcosa di molto attivo, nella logica appunto delle strumentazioni tecnologiche che consentono di mettere in rete queste esperienze. Quindi per un po' mi ha pensato di aiutare, di andare a filmare noi queste esperienze, cominciamo ad andare a filmare, poi i tempi, i soldi non c'erano, mi ha detto beh, facciamo esattamente quello che chiediamo ai cittadini quando lavoriamo con loro. Valorizziamo le vostre risorse, mappatevi voi, provate a videoregistrare, mettere su un video, fatti in una qualche maniera, con un accidente di cellulare, ormai ci si filma chiunque. E su YouTube si vedono delle robe turche, per cui ci può stare tranquillamente anche un filmato di questo tipo. E allo stesso tempo facciamo appunto, valorizziamo le risorse che ci sono. Quindi mappatevi, ma perché uno dovrebbe mapparsi? Perché il problema di voi di mapparsi dentro questo Wikisocial? Ecco, allora siamo entrati in questa dinamica, di cui questa è la prima tappa. Proviamo a cominciare a vedere, di incontrare questi casi, farli incontrare tra loro e dopo. Incidentalmente possiamo anche registrare, poi qua la presenza è di un quarto d'ora ciascuno, quindi troppo lungo dovremmo tagliare, però facciamo entrare in una logica di connessione anche questi stessi casi, e mentre li facciamo connettere, li facciamo anche conoscere un po' di persone che potrebbero venire anche ad ascoltare e collegarsi tra loro ed avere investimento. Allora abbiamo pensato a un percorso, come dire, che ha una via lenta, basata sulla fiducia reciproca, sull'informalità, quindi l'esatto contrario di quelle tecnologie così veloci che vorrebbero farci andare a questa velocità assolutamente innaturale, non solo per me, sono 60 anni, ma anche per i disabili, gli anziani, i matti, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo una velocità che sia sopportabile per la vita e facciamo dei passi. Questo è il primo passo, vi hanno detto,
Vediamoci in 15 o 20, e non a caso sono diventati di più, secondo me, perché l'oggetto mirato, interessante, ci siamo deperimetrati attraverso passaggi informali, non è che abbiamo andato nelle vite, non volevamo essere 60, non è che ci date fastidio, ma su, va bene. Siamo una fondazione di pari parlo, poi chiamo tutti i parmigiani, quindi a un certo punto arrivano, passo, non passo, adesso arriva la gente che passa, poi va via. Però è interessante questo fatto qua, che è un po' una roba da ciaccola, uno passa, viene, raccoglie quel che c'è, ma intanto ha visto che c'è qualcuno che si sta interrogando su sta cosa. Iniziamo con 15-20 esperienze di welfare generativo e proviamo a ripensare, è stata un'idea di alcuni qua, perché c'è sempre questo mattone che ho scritto io 4 anni fa, le ipotesi patrimoniali sono un articolo di Gimbe, cioè, proviamo a ripensarle, no? A vedere, di ripensare non alla luce di qualche pensata teorica di qualcuno, ma delle prassi di alcune situazioni concrete dove si sta sperimentando il welfare generativo, come possiamo ripensare quelle situazioni? Quindi come possiamo ripensare non tanto i costrutti teorici, ma quelli siamo sempre buoni ad andare d'accordo, ma come dire, come riusciamo a ripensare nel concreto, operativamente, specificandoli un po' di più, no? Cioè abbiamo tutte queste tesi, le vulnerabilità, abbiamo bisogno di risorse, dobbiamo andare verso, generare, da lì a noi, oggetti utili circoscritti, all'aggancio, attivazione, alla manutenzione, alla partecipazione, sono ormai sono giaculatori che io faccio 150 volte all'anno in giro per l'Italia, ma è importante invece che al di là delle definizioni generali proviamo a ripensare in termini più circoscritti. Ci siamo detti, proviamo a fare questo primo passaggio qua, poi proviamo a settembre, attraverso una joint venture con un'altra associazione parente, si chiama Socia Animazione, parte soprattutto da cooperative sociali e associazioni che si occupano prevalentemente di giovani, qui sempre il signor Fantesoriere è il Deus Ex Machina, di filmarlo, che è una cosa anche molto importante. Proviamo a metterci insieme per fare una riflessione, ci porti a un convegno a primavera del prossimo anno, che valorizzi queste esperienze, non hanno diversi convegni, fanno in batteria questi convegni, ma un convegno che provi a ripensare le esperienze di welfare generativo. Quindi proviamo a stoccare questa esperienza, a incontrarle, quindi questo sarebbe un passaggio in quella direzione, più interno spazio comune, mentre a settembre, ottobre, non so quando lo faremo, un altro incontro che sia collegato alle loro esperienze, dove cominciamo ad averne un po' di più di esperienze, 40-50, provare a intercettare anche degli esperti che cominciano a dialogare con noi su questi temi qua, per arrivare poi alla primavera del prossimo anno ad avere, si dice con Franco Flores, 100 esperienze da presentarti, 100 numero che fa audience, dove la rivista Spazio dell'Animazione Sociale ci potrebbe anche dare spazio, quindi poi lanciamo queste esperienze di welfare generativo, questo nuovo modo, non soltanto con un articolo di qualcuno o un'esperienzina che mettiamo, ma mettiamo una rete di esperienze che hanno come comune questo tipo di obiettivo e questo stile di lavoro. Ci riusciremo, non si sa. In ogni caso proviamo, insomma, quindi intanto videoregistriamoci e iscriviamoci, non tanto, pensiamo dopo. Le nostre intenzioni per questi due giorni è poi finito. Ci sono tanti casi su cui riflettere in un'ogica di analisi comparativa, il fatto che siamo in tanti, alcuni proprio sono stati anche chiamati per darci qualche input, ci sono alcune persone qua che abbiamo detto state qua in giornata con noi alla fine di dirci qualcosa. Speriamo di poter avere lo spazio per consentire la discussione anche su questo aspetto. Ci sono casi presentati da persone che sono portatrici di quel caso, casi presentati da noi che li abbiamo intervistate, oggi c'è anche uno Skype con la Caritas di Luca che parlerà in Skype da qui la direttrice, con modalità quindi abbastanza diverse. Lavoreremo però soprattutto non sul che cosa, se mi sembra importante, cioè l'oggetto, la sua innovatività è un aspetto importante, non lo eluderemo, ma sul come soprattutto cerchiamo di lavorare. Cioè, che cosa comunicare, cioè la generatività, ciò su cui siamo chiamati a rovellarci in queste due giornate è trovare, non dico la formula alchemica come Cagliostro di trasformare il piombo in oro, però insomma trovare la formula attraverso la quale si produce questa alchimia con cui si produce la generatività in diversi contesti, no? Perché questa che abbiamo di fronte sembra quasi avere le caratteristiche di una gara contro il tempo, quindi è una scommessa anche avvincente. Quindi che cosa consente la riproduzione della vita sociale in forme dignitose in questo contesto così modificato? Questa è la domanda.
anche sociali e legami sociali. Questa ricerca, secondo me, ha la stessa dignità scientifica delle ricerche sul DNA. Paro paro. Ricordo che ben 6 anni quando l'hanno intervistato, Franco si ricorderà, in una biblioteca a Torino, lui che anche tra le varie cose che è anche un biologo, ha detto io sto lavorando più o meno su questo tema qua. Mi aveva molto colpito questa cosa, essendo lui un biologo a distanza di un paio d'anni, mi viene in mente che questa idea non è una stupidata e sarebbe interessante che mettessi in relazione con qualcuno che sta lavorando nelle scienze, diciamo, naturali, le scienze tradizionali, quello è hard, per capire come anche qua si può costruire un laboratorio di ricerca sulla generazione della vita sociale, in condizioni nuove, perturbate, con culture diverse. Ci si può riflettere sopra, si può sperimentare senza rinchiudersi dentro a comunità millenaristiche che sulla montagna stanno aspettando l'apocalisse, in base a Casaleggio, arriverà la guerra mondiale, resteremo solo 1 miliardo e poi sopravviverà la rete, o possiamo invece stare dentro a questa situazione senza rancore verso la tecnologia e provare a scommettere dentro con gli uomini e le donne di questo tempo per provare ad aprire delle strade nuove. Secondo me si può, insomma, la scommessa è nostra, è questa qua. Quali casi incontreremo? Avete uno schema che è stato distribuito, che è stato anche spedito, quindi chi ha lo smartphone può guardarsi anche da quello. Chi non ce l'ha, ce ne abbiamo altre copie qua. Sono casi che afferiscono più chiaramente a un'iniziativa pubblica, come quelli che presenteremo questa mattinata, questo pezzo di mattinata che ci resta. Sono casi altri che afferiscono ad iniziative della gente, quindi una società civile non troppo organizzata. Ci sono casi che afferiscono a iniziative chiaramente del terzo settore, soprattutto cooperative sociali, che vedremo domattina, quindi quella della gente e anche del tempo articolato saranno nel pomeriggio. E domani vedremo il terzo settore e fondazioni bancarie, soprattutto lavori bancari. Attraversano target molto diversi, dai marginali ai vulnerabili, alla società nel suo complesso, e noi procederemo così: chiederemo al portatore di caso di parlare non più di un quarto d'ora della sua esperienza, e descrivendo la sua esperienza e dicendoci un po' quelle cose che dicevo prima, quali elementi di generatività trovi, sono quello che fate a stare in piedi, e se no, se non le esaurirà tutte, avremo dei discassa che avranno questo scassare e di chiedere al portatore e alla portatrice di caso come sei nato, cosa hai generato e come stai in piedi nel tempo, stai in piedi nel tempo, attenzione, complicità, invenzioni, risorse, eccetera. Poi nella mattinata faremo discussioni in plenario, non ci sarà molto tempo, dopo dovrete arrivare al catering, la gente può andare a mangiare. Nel pomeriggio invece avremo un tempo un po' più consono per dividersi anche in gruppetti di una ventina di minuti, mezz'ora, sperando che ci sia una distanza di là. Possiamo anche usare qualche stanza, spostarci dietro le sedie, ma non un tempo enorme, perché dopo avremo un'altra sessione nel pomeriggio dove faremo un'altra presentazione di casi e lì discuteremo in plenario, perché avremo anche gli interventi di alcune figure a cui abbiamo chiesto di darci un parere.